Saverio Marconi firma la regia di Chicago, uno dei musical più conosciuti al mondo, che ieri sera ha debuttato a Palermo al Teatro Al Massimo. Il noto regista, fondatore della Compagnia dell'Arancia, attinge dalla tradizione del teatro d'autore portando sul palcoscenico sia lo stile tipico di Broadway che quello delle commedie musicali italiane. Chicago è un musical o teatro musicale molto particolare perché è un vaudeville, una varietà che si basa sulle assassine di un carcere, quindi tutte le protagoniste sono assassine, chi ha ammazzato il marito, chi ha ammazzato l'amante, chi ha ammazzato la sorella, insomma sono tutte assassine. E siccome essere assassine porta al successo, alla notorietà, a essere famosi perché i giornali ne parlano, e allora diventano famose e fanno uno spettacolo. Quindi questo è un po' il paradosso della nostra società, no? Che certe volte il talento vale, ma fino a un certo punto forse vale di più ammazzare qualcuno, ma sarebbe drammatico. Quindi è un'accusa a questo, un'accusa molto forte, e proprio un'accusa fra l'altro anche all'America. E l'autore ha messo delle battute alla fine dello spettacolo fortissime contro l'America e contro questo modo di affrontare il mondo. Quindi è uno spettacolo divertente, molto divertente, con delle musiche stravolgenti, delle coreografie bellissime, ma che oltre a farti ridere ti fa anche pensare. In scena i ragazzi della Performing Arts School, l'accademia che da 11 anni porta avanti la formazione di Broadway in Italia. Da 10 anni la Performing Arts School si occupa di formazioni professionalizzanti nelle arti sceniche. Nella fattispecie i protagonisti di questa grande avventura, che è il musical forse più difficile di tutti, è il Chicago che abbiamo portato qui a Palermo. I ragazzi, dopo essersi formati, hanno vissuto un anno a contatto con i grandi artisti italiani, e in questo caso si sono proprio scontrati, si sono incontrati anzi con Saverio Marconi, che è la più grande, per noi la più grande autorità nel campo del teatro musicale. Nella replica di domenica alle ore 21, per ogni biglietto intero acquistato, 6 euro saranno devoluti alla missione delle parrocchie di Roccella e Sperone di Don Ugo di Marzo, grazie al sostegno di Livia Ollus. La cifra raccolta verrà destinata all'acquisto di materiale scolastico per i bambini più meritevoli con comprovate difficoltà socio-economiche. Di questo sono molto contento, perché è importante riuscire ad aiutare anche chi è meno fortunato di noi, quindi ecco che questo progetto di domenica è un gesto molto bello che la PAS fa verso questa associazione. Ok, stop. L'abbiamo già detto, però lo ricordo.